Ma questo è. Ho sentito qualche ragazzo di quelli più esperti a dire le stesse parole che hai detto te. Bravi, motivati, carichi. D'altronde, li vedi durante la settimana, no? Che lavorano sempre applicati, sempre attenti, concentrati, quindi questa è una grande garanzia. Ovviamente, secondo me, abbiamo un piccolo calo sotto l'aspetto fisico, non siamo brillanti come le prime gare, però va bene così. Io sostengo che c'è sempre da soffrire, anche nelle gare migliori, se a meno che le chiudi sul 3-4-0, dove ti puoi permettere di concedere qualcosa. In questo campionato ho visto ormai tantissime partite, si giocano tutte fino alla fine e nessuna è superiore all'altra. Quindi anche noi se siamo primi con 10 punti, ci sono tante gare che l'abbiamo giocate soffrendo, l'abbiamo vinte soffrendo. E come si... Loro a un certo punto non avevano più nulla da perdere, iniziavano a mettere palle lunghe così, magari con Biancornaci, Cavallari, anche nel gioco aereo, diciamo, sono un po' più tranquillo, ecco, anche perché avevo fatto un 1-2 lotto quando ha ricalciato e poteva essere una situazione pericolosa e lì ho deciso di inserire Biancon, così sono più sicuro. Con la difesa 3 di solito anche in passato ho avuto sempre il riscontro molto positivo, ovviamente quando le cose vanno bene. Ecco. Il centrocampo Lollo, Masini e Bianchi hanno lavorato molto bene, sia in fase propositiva, in fase di sviluppo dell'azione, del gioco, degli inserimenti e anche nella fase di non possesso hanno lavorato sacrificati, quindi no, bene, ovviamente. Di solito mi dicevo che ero un centrocampista, anche se era uno scarpone, dicevo, centrocampo è l'anima di una squadra, quindi aiuta, come dire, a concretizzare, a sviluppare il gioco e aiuta a proteggere la difesa. E abbiamo analizzato una gara, quella in casa prima con l'Asta, abbiamo giocato fuori, prima con l'Asta abbiamo giocato, col Pontassieve, proprio quella lì, abbiamo analizzato come aveva lavorato bene i quattro difensori e i tre centrocampisti. Oggi l'ha rifatto, si sono mossi molto bene, si sono sacrificati e poi abbiamo fatto anche delle buone giocate. Ho rivisto qualche bella giocata che nelle ultime gare non avevamo mai più sviluppato, invece oggi anche il primo tempo sono state due palle filtranti, una su Ricciardo che ha sbandierato il fuorigioco, che a mio avviso poteva essere molto dubbio. Però ho rivisto fare qualche bella giocata, ovviamente come penso sentono tutti, anche voi siete d'accordo, il campo, ma non a noi, anche agli avversari, non aiuta a sviluppare delle belle giocate, perché ovviamente dopo pochi minuti il campo diventa un disastro, quindi anche sotto quell'aspetto gestire la palla, sviluppare, costruire, io dico sempre, costruire è più difficile che distruggere, quindi se ti aspetti e distruggi il gioco è più semplice. Costruire il gioco, come costruire qualsiasi tipo di cosa, resta sempre più difficile. Ecco, noi con un campo così penso che però ormai ce l'abbiamo e ce lo teniamo fino alla fine. Quanto riguarda Bernardo, sono contento perché aveva bisogno di ritrovare un po' di fiducia in se stesso. Perché ovviamente, come tutti, io l'ho notato anche Boccardi, dopo gli infortuni. Abbiamo accusato un po', prima di ritornare in una buona condizione psicofisica, ci mettiamo anche lo stesso Cavallari, insomma ancora non è il Cavallari dell'inizio di campionato dove aveva una sicurezza e slittava su tutti. E questo infortuni incidono anche su poi la ripresa di quando riniziano a giocare. Onestamente ho tolto qualcosina Alfred perché aveva fatto delle buone gare. Aveva fatto due gol, ha preso due rigori importanti, quindi non facendolo giocare e facendo rientrare Masini, però io ripeto, Masini lo reputo un ragazzo tecnicamente molto bravo, un ragazzo intelligente, sa fare gol, sa giocare, quindi ho magari anche esagerato con qualche gara in più, però lo volevo recuperare, penso che oggi mi ha dimostrato che l'abbiamo recuperato al 100% perché a corsa, rincorso, ha fatto delle belle giocate, poi ha ritrovato il gol che sicuramente l'aiuta a ritrovare la fiducia e la stima che un giocatore non deve mai perdere. Su Galligani invece... Galigani, sì, ovviamente mi aspetto sempre qualcosina in più da Elia, però oggi mi ha fatto gol, quindi sono contento, via, va bene così. No, no, No. credo
Io ancora, come vi ho detto ieri in conferenza stampa, lo ripeto oggi, sono concentrato su questo campionato al 100%, guardo di partita in partita, non molliamo un centimetro. Ieri sono riandato a vedere la partita a Fogliano, potevo stare a casa tranquilla a vedere la Serie A, invece no, non mollo, e questo lo sanno anche i ragazzi, che lo fanno loro stessi all'allenamento, perché anche questa settimana con l'amichevole, poi abbiamo fatto giovedì un lavoro pesante, che sicuramente ce lo ritroveremo strada facendo nelle ultime gare, perché continuiamo a lavorare anche in modo consistente durante la settimana, e quindi questo ci aiuterà per il rush finale, per le ultime gare. Ecco, io non guardo il futuro per il momento, ecco, sono concentrato adesso sulla Collegiana, sin da stasera vado a casa, preparo e vedo le soluzioni che posso avere domenica. Oggi ho fatto recuperare Candido, domenica l'avevo visto un pochino, era affaticato sugli adduttori, quindi martedì e mercoledì l'ho lasciato a riposo, ecco, anche oggi per averlo un pochino più fresco domenica.